Amiche lettrici e amici lettori, ben ritrovati qui su Gocce di Libri. Io sono Daniela. Oggi facciamo un bel book tag in versione estiva, perché nonostante in realtà sia appena sbocciata la primavera, io oggi ho un caldo boia, quindi sono messa questa bellissima t-shirt che mi hanno regalato la mia amica Maria Cristina, che è stata a Londra, mi ha regalato questa adorable t-shirt. Allora, devo ringraziare Monia perché mi ha taggato in questo book tag chiamato Anti-TBR, libri che non intendo leggere, e quindi non parliamo di consigli librosi, ma in realtà cerchiamo di scartare alcuni libri che non intendiamo leggere. Allora, vediamo un po', quante domande sono? Solo 8, quindi speriamo di fare abbastanza in fretta, perché in realtà quando si deve parlare di libri che non sono piaciuti, non si ha proprio voglia di star lì a parlarne troppo. La prima domanda, questo è un vecchio book tag, volevo sottolineare, così lo fa anche Monia nel suo video, e lei aveva lasciato le domande in inglese, credo l'avesse trovato su qualche canale inglese, io le ho un po' tradotte, così evito anche di dover star lì a fare la traduzione agli amici che taggerò se avranno voglia di riproporre questo book tag. La prima domanda dice: un libro popolare che tutti hanno amato ma che tu non sei interessato a leggere. Ma in realtà è stato un successone negli Stati Uniti, in Italia non lo so quanto sia stato apprezzato, ma è la serie famosissima di It Starts With Us, anche se quello credo sia il secondo, il primo è It Ends With Us di Colleen Hoover. Io avevo prenotato It Starts With Us in biblioteca, ma poi avendo scoperto che era un sequel e anche poi dalla descrizione della storia ho deciso intanto di restituirlo in biblioteca senza leggerlo e poi di evitare di leggere anche il primo, perché sembrava concentrato proprio su una storia d'amore e quindi diciamo che non è che disdegno le storie d'amore, ma devono avere comunque un'ambientazione che abbia anche un altro tipo di profondità, faccende che riguardano altre cose, insomma non soltanto il romance, il romanzo rosa. Quindi se almeno qualcuno non mi smentisce e mi dice no, guarda che c'è molto di più in quel libro, magari potrò anche approcciarmi a questa serie. La seconda domanda è: un classico o un autore che non sei interessato a leggere? Allora, vado con un classico perché, come sapete, non è che sia la mia passione principale, proprio per il tipo di scrittura che è abbastanza intenso e descrittivo, eccetera. Credo che non leggerò Anna Karenina di Tolstoi, anche se credo forse di avere addirittura una copia a casa che era di una mia zia, ma io tra queste donne che soffrono per amore e che sono proprio focalizzate su questo aspetto della vita faccio un po' di fatica a stargli dietro. Stessa cosa con Madame Bovary, insomma, che ho letto in realtà, però cioè, io non la comprendo, nonostante sia un classico, due classici amatissimi, non sono nelle mie corde, non ci posso fare nulla, nonostante magari la scrittura sia fantastica, ma proprio la storia per me è difficoltosa da affrontare. La terza domanda: un autore è un autore problematico che non si è interessato a leggere, quindi due autori. Parto dal primo, che per me è problematico, ed è José Saramago. Torcerete il naso, lo so, è un autore amatissimo, per me è problematico proprio come evoluzione dei suoi racconti. Io ho letto soltanto Trattato sulla lucidità, mi sembra che si chiami il titolo, che avevo letto con il mio gruppo di lettura della biblioteca, e ho trovato super pesante. Sapevo tra l'altro che era anche il seguito di Cecità, che non avevo letto, e io già quando devo leggere il sequel senza leggere il precedente credo che sia proprio non giusto. Infatti l'ho rimarcato al gruppo di lettura, poi, che è bello poter seguire le storie in maniera cronologica, e l'ho trovato davvero difficile da leggere. Adesso ricordo poco, proprio perché trovavo davvero tanti muri all'interno di questo racconto, non riuscivo a capire, i ragionamenti erano così convulsi, così
contorti e le situazioni proprio poco scorrevoli. Quindi ecco un distopico di quelli che proprio non fanno per me. Per quanto riguarda invece gli autori in generale, mi viene in mente Milan Kundera, perché anche di lui avevo letto qualcosa che avevo trovato particolarmente pesantuccio, quindi non mi vedrete sicuramente inserire nella mia TBR Milan Kundera anytime soon, cioè proprio non credo proprio nel prossimo futuro. La quarta domanda, un autore di cui hai letto un paio di libri ma che non sei più interessato a leggere. E qui non ho dubbi perché ne abbiamo parlato proprio settimana scorsa o giù di lì ed è Margaret Atwood, di cui avevo recentissimamente letto Il canto di Penelope. E se non l'avete vista la recensione vi lascio il video nella info box. Avevo letto di lei La vita prima dell'uomo, adesso non mi ricordo esattamente il titolo. Ed era anche lì una storia di relazioni, di un intreccio amoroso, però veramente manca di grande leggerezza. Nonostante sia brava nello scrivere, la trovo davvero tanto, tanto pesante e mi rincuora sapere che alcune di voi, anche non amano particolarmente la sua scrittura. C'è bisogno di un po' di leggerezza in questi racconti pesantucci. Ecco, allora, Margaret, te saluto. Quinta domanda: un genere che non ti interessa o un genere che hai provato a leggere senza successo? Sicuramente un genere che non mi interessa, il genere horror. Ecco, come lo è per i film, non li guardo. Trovo nessun tipo di stimolo, di emozione nel farsi venire un colpo apoplettico guardando delle cose, magari leggendo è diverso, però non lo so. Scusate, continuo a toccarmi la faccia, ma ho questi capelli un po' impazziti oggi che continuano a essere un po' elettrici e mi si attaccano alle guance. Comunque, proseguendo, lasciando l'horror ai suoi fan. La sesta domanda, un libro che hai comprato e che non leggerai mai, o un libro che hai noleggiato in biblioteca e restituito senza leggere. Allora, chi di voi comprerebbe un libro e poi lo lascia lì e dice non lo voglio leggere mai? No, insomma, quando compri un libro hai l'intenzione di leggerlo prima o poi. Allora mi sono ovviamente concentrata su un libro che ho noleggiato in biblioteca e che poi ho restituito senza leggere, ma che è stata una decisione pensata, non perché non ho avuto tempo di leggerlo. Ho restituito, udite udite, Le vite nascoste dei colori di Laura Emae Messina, che è tra l'altro un'autrice che io amo, ho diversi suoi libri qui a casa, sono troppo lontani da me in questo momento per farveli vedere, ma comunque ho comprato Tokyo tutto l'anno, quel che affidiamo al vento, tutto andarlo a vedere perché il colabrodo della mia testa non si ricorda esattamente i titoli. E poi ho letto anche il suo ultimo romanzo, ovviamente anche quello lì era incentrato sui colori, non mi ricordo il titolo, me lo metto qua in sovraimpressione. Questo invece ho scoperto che non era un romanzo, ma era una specie di saggio che raccontava proprio l'origine dei colori per il Giappone e delle storie, probabilmente anche antiche, interessanti, però da leggere così uno lo deve tenere in casa e leggere qualche pagina ogni tanto, perché non è un libro che può essere come un romanzo che scorre e dopo un mese lo finisci, insomma. Quindi ho desistito da manco leggere una pagina, insomma, però no, per il momento penso che questo libro rimarrà in biblioteca e in libreria per me. E speriamo che Laura ritorni al romanzo, perché con il romanzo poi si possono raccontare anche cose che esulano dalla storia di per sé, ma dare magari qualche accenno storico, come lei è abituata a fare, tra l'altro. La settima domanda: una serie che non sei interessato a leggere o una serie che hai iniziato e non hai finito? Allora, qui nomino
quella insomma che sta andando per la maggiore in questo periodo, ed è Blackwater di Michael McDowell, conosciutissima, immagino, apprezzatissima, e me l'ha anche consigliata l'amica che mi ha regalato la t-shirt. A lei piace molto il genere fantasy, io invece faccio molta fatica, ho provato anche a leggere Harry Potter, per esempio, non sono riuscita ad andare avanti. E non lo so perché il genere fantasy per me, ecco, non dico che sia indigesto, ma trovo molto faticoso. Ci sono un paio di libri che ha consigliato Sebastiano, di Sebastiano Fame di Libri, che hanno una trama intrigante, quindi magari quest'estate, che mi sento un attimino forse voglia di un po' più di leggerezza, di avventura, potrei provare con un titolo fantasy. E se avete qualche consiglio, lasciatemi un commento qui sotto. Siamo già arrivati all'ultima domanda, una nuova uscita che non sei interessato a leggere. E qui non ho dubbi, perché mi è venuto subito in mente Lucy davanti al mare di Elizabeth Strout, che è uno dei tanti libri che la scrittrice ha scritto sul personaggio di Lucy Barton, che io avevo incontrato in O William, un'altra lettura con il mio gruppo di lettura della biblioteca, che proprio non avevo sopportato granché. Questa Lucy a me non sta granché simpatica. È una donna che, con cui non sono veramente riuscita a connettermi emotivamente, divorziata da questo William, risposata, adesso non mi ricordo se è una scrittrice o dico delle cavolate, e ha due figlie adulte ormai. E sono libri prettamente intimi, cioè che raccontano relazioni familiari, eccetera. E quindi c'è questa forse pesantezza ancora una volta, senza un po' di ironia, forse un po' di ironia in più la Strout ce la mette nei suoi libri, ma secondo me non abbastanza per creare quella voglia di complicità che uno poi crea quando legge un libro, no? Si crea questa intimità, questa come se hai un nuovo amico, no? Che hai voglia di scoprire, di passarci del tempo insieme. E io ho sofferto molto alla lettura di O. William, perché proprio sentivo questo distacco con i personaggi, che poi è una cosa soggettiva, per l'amor di Dio, perché molti la amano tantissimo, questa autrice, una delle più famose, insomma, degli ultimi decenni con i suoi libri, però questa serie sicuramente non mi interessa, e il suo ultimo capitolo sulla storia di Lucy Barton sicuramente rimarrà sia in libreria sia in biblioteca, per quanto mi riguarda. È già finita! Il nostro book tag più veloce della storia di Gocce di Libri termina qua. Io vi ringrazio tantissimo per avermi fatto compagnia e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Non so ancora di cosa parleremo, quindi sarà una sorpresa anche per me. Io vi ringrazio tantissimo ancora per il supporto al canale. Ci vediamo prestissimo e nel frattempo buone letture a tutti!